Buongiorno. La notte è stata lunga, abbiamo provato fino alla fine ad aggiustare la Giulia, a risolvere i piccoli acciacchi di gioventù, ma non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo no, quindi, ma non, siccome non vogliamo lasciarvi senza il racconto on the road di questa ultima tappa della Cisalpina Classic Race, abbiamo trovato un'ottima alternativa. Noi purtroppo stiamo cercando una macchina perché la nostra Giulia si è rotta, stiamo cercando dei volontari. Volontari per... Ci cedono la macchina, vi mandiamo la spalla. Il gancio traino, l'attaccate e venite dietro. Va bene, grazie. Niente da fare. Purtroppo, caro mio, possiamo tentare con questo altro driver. Allora, io e Marco siamo rimasti senza macchina, purtroppo. Me l'ha detto, mi dispiace la Giulia, molto. Stiamo cercando dei volontari che ci donano degli organi. Ah, bene. In cambio diamo una giornata in spa. Sì, credo che non sia esattamente compatibile. Niente, niente spa. Lo farei volentieri, ma purtroppo non c'è compatibilità. Niente. Marco, io ho provato, sto chiedendo a qualcuno in cambio di una giornata in spa se ci lasciano la macchina, ma Ferrari niente. BMW M6 niente. Come possiamo provare? Proviamo con le Porsche. Allora, come sapete noi abbiamo avuto un problema ieri, ci siamo ritirati, però lo so, infatti vi vedo molto affrante e mi fa piacere perché stiamo barattando una giornata in spa per la vettura. Vi offriamo una giornata in spa se ci date la macchina per fare la gara noi. Niente, neanche l'equipaggio femminile, niente spa. Scusa, noi pensavamo che la spa funzionasse. Prego? Gli altri niente. Niente. Non avete ottenuto Ferrari niente, BMW niente. Ho detto, puntiamo sul croce femminile, la spa sempre il suo fascino, invece niente. Neanche con le donne. Neanche con le donne. Hai già detto? Sì, non me la volcete la macchina. Smus, ti diamo una giornata in spa. Non vale molto di più effettivamente. No, ma poi la macchina non è che lo volevamo, te la lasciavamo stasera, ma la portiamo via. Era solo per fare la seconda tappa, la facciamo noi e voi andate in spa. Niente. Ma sono tutti attaccati a. Niente, voi. Non c'è nessuno che vuole rilassarsi. Stiamo un po' chiedendo a tutti, come vedete siamo arrivati fino a qua perché la situazione è abbastanza negativa. Stiamo offrendo una giornata in spa in cambio della vettura per un giorno. Magari la prossima volta. Niente, saluto anche lei. Oh, ragazzi. Cara Marisa, conto su di te. Che dispiacere non vedervi in gara. Lo so, ma non preoccuparti, abbiamo trovato il modo per fare in modo che questo dispiacere venga un po', insomma, alleviato. Bene. Vi offriamo una giornata in spa in cambio della vettura, ve la ridiamo stasera, noi facciamo la gara. Come ok? Poi ha detto che okay, Marisa. Okay. E tu niente spa, Marisa. No, no, è ancora molto lucido. Sei appena svegliato. Ah, ok, quindi non è ancora molto lucido. Niente, tutti i tentativi sono stati vani e quindi direi di approfittare, visto questo negozio di alimentari, di prodotti tipici valdostani, della qualità del prodotto. Ci diamo la cucina e... Sì, sì, guarda, anzi, ho un amaro da farti assaggiare, anche se mattina. Dai, non c'è problema. Buongiorno. Buongiorno. Volevo un amaro locale da far assaggiare a un al mio pilota. Che tra l'altro ha vinto anche una medaglia, mi sembra, sì, questo. Sì, io lo... anche una medaglia. Se ne abbiamo anche altri amari, l'amaro dente del leone, che può particolare, l'amaro aosta, lo abbiamo fuori, raga. Io ti consiglio questo perché lo conosco. È quello più medagliato. Localissimo. Molto locale, è uno dei più. Vale d'Aosta. Perfetto, è nostro. Via. No, lo so già stasera. Eh sì, adesso direi di no. Visto che oggi siamo appiedati, direi di fare qualcosa, oggi puntata culturale, insegnamento. Quindi, allora, siamo alla partenza del primo gruppo di prove cronometrate, che tra l'altro ho guardato sono 21 prove concatenate, quindi sono tutte collegate una con l'altra, la fine di una sarà l'inizio dell'altra. Le vetture arriveranno, si fermeranno qui, Marco, al cartello giallo, e là, quando il cronometrista darà il via, partirà la prima prova, dove c'è questo pressostato. Sono 40 metri la prima prova da effettuare in 8 secondi. Dopodiché il pressostato là in fondo farà partire la prova seguente, che è di 5 km e 90 metri e 8 minuti e 39, per una media di 35 km orari. Quindi, come vedete, la vettura è
pronta là. Quindi è partita la prima vettura, il 101, che è del campionato italiano auto moderne. San Giovanni, San Giovanni, eccolo qui. Vedete, rallenta, ma non può mai fermare le ruote. Quindi poi deve transitare sul secondo presostato e via. È partita poi la seconda prova. Quindi la prima prova cronometrata. Questo è il funzionamento di una prova cronometrata di regolarità. Adesso andremo, seguiremo le macchine lungo il percorso, perché quando ci sono prove così lunghe c'è anche della navigazione, quindi come vedete qua dai simboli, fra 2000 e 270 metri, quindi dopo quel presostato, avranno già un bivio, quindi è fondamentale anche che il navigatore indichi correttamente la strada, perché in caso di errore poi recuperare sarà molto difficile, mentre tutte le altre sono in linea, quindi proseguiamo questa giornata. All'interno di una prova concatenata, ovviamente lunga, la cosa più difficile è leggere i bivi sulle note per non sbagliare strada. Adesso il concorrente è passato, ha scelto la strada giusta, ovviamente grazie al navigatore, perché come vedete tra una prova e un'altra prova c'è un bivio e questo è determinante da prendere e questa era la situazione. Ma la è merenda, scusa, mezza mattina. Ho capito, oggi che non sono in gara, adesso andiamo. Guardate dove siamo arrivati, al borgo di Saint-Rémy-en-Bos. Famoso per la produzione del prosciutto, anzi, jambon de Bos. Ma dove sarà andato adesso qui? Ti sei già appostato, hai già apparecchiato addirittura. Adesso ti l'ho fatto preparare. Ah, molto bene. Quindi cosa abbiamo? Vediamo adesso qui, ci facciamo, lo sai come si pronuncia? Abbiamo il prosciutto, lo jambon de Bos. Ah, e nel bicchiere? E questa è una birra ambrata del posto, della San Bernardo. Le bière du San Bernardo. Come al solito, secondo me era troppo vicino, non hai letto giusto? No, io la metterei un po' più... Esatto. Bene. No, vogliamo assaggiare? Ok, prendiamo. Allora io direi che possiamo brindare alla... Cisalpina Classic Race, birra del San Bernardo e jambon de Bos. Siamo alla partenza della prova di media 6, è già partita la prima vettura delle auto storiche verso il passo del Gran San Bernardo, quindi siamo in questa salita che è un po' l'emblema di questa gara. E Marco, vogliamo spiegare un attimo, ci sono le vetture che si incolonnano al cartello giallo, come funziona una prova di media? Ha 8 rilevamenti questa prova di media e come funzionano le partenze nella prova di media? Allora, la partenza è, si stanno incolonnando nel parcheggio, quando sono pronte a distanza di un minuto l'una dall'altra il commissario le fa partire e loro faranno partire il biodiometro non al cartello giallo ma al cartello rosso che vedete qua dietro, che praticamente sdoppieranno come se fosse un presostato a tutti gli effetti al segno rosso che corrisponde al cartello rosso. Sono 9 km e 107 metri e 34 la media oraria, non è elevatissima, però bisogna considerare che la strada è aperta, quindi è in salita e non è una strada rossissima. Qui, come si sa, non conta la velocità e il tempo minimo, ma appunto bisogna rispettare la media imposta. Mentre sta partendo la Porsche 356 di Magnoni Vanoni. Attenzione, perché Marco sta cercando di influenzare il navigatore di Smussi dicendogli guarda che ci sono dei simboli durante la prova di media e puoi riallineare, quindi attenzione perché lui ha dei dubbi, quindi la responsabilità dei risultati di Smussi nella prova di media numero 6 è di Marco.
arrivati in cima al passo del Gran San Bernardo e guardate che spettacolo hanno trovato i concorrenti. Sempre in postazione già. Io sono pronto per mangiare, dove sei? Ti stanno cercando. Ma c'è ancora qualcosa o non ho già mangiato tutto? No, qua? Dobbiamo ancora mangiare. Seguimi. Vediamo il menù. Hanno chiesto se hai intolleranze, ma. No, non sono intollerante. Ma figurati, intolleranze lo chiami, mangia tutto. Allora, qui abbiamo messata di manzole erbe e olio di noci, gnocchi di farina di castagne a Blue d'Aoste e semifreddo al GNP. Quindi tutti belli ubriachi, ma semifreddi, scenderemo dal Gran San Bernardo. Pensavate di fregarci, eh? Cioè, guardate il parcheggio di Magnoni a filo muro. Adesso guardate cosa sta, si sta inventando Marisa. Neanche schiacciato no. Ma io ve lo, ti ha schiacciato ancora. Te l'avevo detto di stare alla spa stamattina. Perché non hai voluto? Ma che ci ce siamo? L'hai fatta? Ci siamo, a posto, tutto. Beh, ok. Ma è, snello. Ma è entrato dall'altra parte che era chiuso prima. Non l'hai ripreso nel momento migliore. No, mi spiace, ma non abbiamo. Non riusciva ad entrare. Non abbiamo gli effetti speciali, mi spiace. Ecco, allora spieghiamo, la vettura sta arrivando, il concorrente sta arrivando al controllo orario. Da qui si conclude il settore 3, che era quello che ha portato i concorrenti da Courmayeur fino, anzi dalla Salle fino a il passo. Pausa pranzo, quindi il settore tiene conto del fatto che i concorrenti devono avere tempo per il pranzo, dopodiché si conclude il settore numero 3 e inizia il settore numero 4. Il commissario ritira la tabella di marcia, addirittura implasticata, più o meno viene conservata, eccola qui. Quindi adesso loro 9:27 sono partiti, 4:30 ripartono alle 13:57 e hanno 5 ore mi sembra di settore, non ho visto sulla tabella quant'era. Marco, tu l'hai visto? Perché non l'ho visto? No, non l'ho visto, mi sono concentrato sul fatto che probabilmente questi cronometristi sono abituati a fare lo sci, per cui a 5 secondi è come se partisse un super G e c'è un beep da gara di sci. Ma in effetti se ci pensi, eccolo qua, fra poco 10 secondi ha fatto un beep, se ci pensi c'è una sorta di super G adesso, devono scendere dal passo, eccolo, certo. Qua. Salta il minuto, salta. Eccolo qua, adesso op, si scende in valle. Raccontiamo un po' quelle che sono le due vetture più iconiche e particolari, questa è anche la più anziana in gara, quindi facciamo a raccontare direttamente a Serri. Qualcosa di questa macchina. Bugatti T40 Grand Sport del 1928, venduta in Francia a luglio del 28, poi è passata tra 3-4 proprietari fin quando l'ho trovata e devo dire che è una macchina, un 1500, ma un 1500 con un ottimo rapporto ai bassi, va benissimo per fare questo gioco. L'unico problema è un po' il freno che si scalda, tende a scaldarsi, freni a cavetto, tamburo, quindi il limite nella frenata, ma a livello di motore è un gioiellino, non ha mai dato problemi. Ci sono anche però due braccia importanti per fare questa gara tutta in montagna con questa vettura. Sì, questa qua poi è la Tornante Classic Race, devo dire che dei tornanti con questa macchina è veramente difficile, arrivi alla fine che c'hai tutti i nervi accavallati, però è un poi piacere. Vedo che siete anche molto larghi. Sì, ma la roba. Prende qualche gomitata ogni tanto. Vabbè, ma gli altri fanno. Buon divertimento. Grazie. Altra vettura miratissima. Raccontiamo un po' qualcosa di questa vettura. Allora, vettura è una Simca 8, quindi 8 in italiano, Sport del 49, è un 1100 di cilindrata, divertentissima, non comodissima, però si presta bene a queste manifestazioni. Divertimento
non fa sentire la fatica. Poi ovviamente ieri, dopo tutta la giornata che abbiamo fatto, è stata bella impegnativa e faticosa. Giù gli occhialoni, perché vedo che siete dotati gli occhialoni, e via. Occhialoni, partiamo. Grazie, ciao, grazie. Categoria GT vince profilo. Potevamo lasciare la Val d'Aosta senza un ricordo? Abbiamo portato a casa nel nostro sacco un sacco di, appena ti ho fatto conoscere, un sacco di prodotti tipici. Il liquore. Era un amaro. L'amaro. Poi mi ha fatto conoscere il prosciutto oggi, ben buonissimo. E? La fontina. Bene. È preparato, si ricordava tutto. E ci manca un altro saluto. No, ma quella è Piacenza. No. C'è anche qua? Eh sì. Ah beh, che saluto è? La coppa. Colpo di scena. C'era un trofeo particolare per i vincitori delle prime sette prove, quelle del Colle San Carlo. Noi finché siamo stati in gara, dopo sette prove eravamo primi, e quindi ci portiamo a casa la Coppa Valdostana. Ciao!